pecora, umile e paziente, vive gran parte della sua breve vita brucando i pascoli dei piccoli e medi altipiani. Che la conduce nel suo nomade viaggio senza meta, coglie il frutto principale della sua fatica dal pregiato manto di lana che viene tosato due volte all'anno. La lana tosata, messa in questi particolari imballi, viene avviata ai lanifici. I lanifici, per la loro esigenza di acqua corrente e limpida, sorgono nel fondo delle grandi vallate, sulle rive dei torrenti, che agevolano anche lo scarico delle acque provenienti dai lavaggi. La lana, giunta con grossi autocarri ai lanifici, viene scaricata nei magazzini succidi. In questo reparto la lana viene selezionata da personale specializzato. Il vello viene così diviso. La parte superiore, cioè la schiena, rappresenta la qualità più fine. Il ventre e le cosce la qualità inferiore. Dopo di ciò la lana passa nei bosch dei lavaggi, iniziando un lungo giro fra le varie vasche, che sembrano un misterioso torrente. Al termine delle vasche, la lana viene raccolta meccanicamente ed immessa nei relativi essiccatoi. Ed eccola candida ed asciutta entrare nella carderia pettine che prepara il tipico nastro. In questo immenso reparto avviene la pettinatura che si svolge in varie fasi. Il nastro, passando da una macchina all'altra, si assottiglia sempre più, acquistando però una maggiore resistenza. Ora entra in scena la lisciatrice. Questa macchina ha la funzione di lavare, stirare, ricomporre il nastro pettinato per togliere le eventuali impurità rimaste ancora nella lana. I finitori danno l'ultimo ritocco al nastro, che è ora definitivamente pettinato. Ed eccoci alla tintoria, meraviglia delle meraviglie. Il nastro viene tinto con un procedimento semplicissimo, un bagno in un liquido caldo colorato ed il miracolo è compiuto. Lo stesso procedimento però non può essere usato per tutti i colori e per tutti i tessuti. Esempio, i grigi hanno un trattamento tutto particolare. Le striature rosse fatte da questa macchina vengono sviluppate nell'autoclave ad alte calorie di vapore, dove automaticamente anneriscono. La lana viene poi lavata e stirata in un'altra macchina lisciatrice. Successivamente un'altra ancora trasforma lo stoppino torcendolo completamente grigio. Questi che vedete sono tinti addirittura in pezza per le vive tonalità del colore. Il trattamento più interessante è la stampa di tessuti fantasia. Il laboratorio prepara le tinte per le varie stampe. Al tessuto, teso su questi lunghi tavoli, per prima viene applicata la colla e successivamente, a mezzo di stampi, il primo colore, il secondo, il terzo, e così via fino al completamento del disegno. I colori vengono fissati ad alte calorie di vapore in un'autoclave cilindrica. Lasciamo la tintoria per riprendere il nastro dalla pettinatura, passando alla melangiatura che rende sempre più sottile lo stoppino mediante 8 passaggi.
segue la binatura che unisce due fili in uno solo, agevolando così la ritorcitura che rende più resistente il filato. Quindi questa prodigiosa macchina chiamata self-acting, che ritorce il filo e lo allunga facendolo sempre più sottile e resistente. Questa imbobinatura serve esclusivamente per i telai jersey. L'orditura invece prepara la catena longitudinale per i telai normali. Questo rullo riceve il filato e passa all'imbozzimatura, che lo carica di una speciale colla adesiva per dargli maggior nervatura. Entrano in scena i telai, che sono in grado di tessere secondo i più svariati disegni, a quadri, a righe, a tinte unite, eccetera, oppure tessuti leggeri, pesanti e jersey. Questo telaio, invece, è adibito esclusivamente per i tessuti jersey ed è l'ultimo ritrovato della tecnica. Il tessuto entra ora nell'immenso padiglione del finissaggio, ove riceverà gli ultimi ritocchi. Le piccole falle lasciate dai telai sono rammendate a mano da operaie specializzate, mentre altre cospargono smacchiatore speciale sulle macchie prodottesi durante il ciclo di lavorazione. Al lavaggio le stoffe, immerse in un'abbondante insaponatura, ritrovano la loro brillantezza. Poi la centrifuga, mediante alcuni giri, toglie l'eccessiva umidità. È la volta della follatura. Poi questa macchina gigantesca fissa l'altezza della stoffa uniformemente, tenendola stretta per la cimossa. La calandratura stira le stoffe, lucidandole, passandole successivamente alle grandi celle condizionatrici. La condizionatura, attraverso passaggi in camere umide, a temperatura tiepida e costante, rende il tessuto elastico e resistente. All'uscita viene raccolta e smistata per la cimatura oppure per la garzatura. La cimatura rasa i peli sporgenti del tessuto. La garzatura invece estrae i peli del tessuto avviandolo nella stessa direzione. Ormai siamo alla fine. Le pezze vengono misurate e controllate. E infine passano ai magazzini. Con l'ausilio di tecnici e maestranze capaci che hanno saputo creare una vasta gamma di colori, di disegni, di qualità per ogni gusto ed esigenza, abbiamo il vanto di avere l'industria tessile italiana fra le più quotate nei maggiori mercati del mondo.